Ciao a tutti, come state? Allora, oggi vi porto a scoprire una cittadina che si trova in Veneto, in provincia di Padova, si chiama Cittadella, eccola qui, ingrandisco un po' giusto per farvi vedere bene dove si trova. Quindi siamo in un punto centrale tra Bassano, Castelfranco, Veneto, Padova e Vicenza, nel mezzo circa, molto circa, c'è Cittadella. In effetti, già da qui capiamo quanto la posizione in cui è stata fondata questa cittadina sia stata comunque abbastanza strategica nella storia. Allora, già in epoca romana Cittadella si trovava lungo la cosiddetta Via Postumia. Via Postumia era una delle più importanti vie romane per l'attuale Nord Italia, diciamo, e collegava precisamente Aquileia, quindi siamo qui, nell'attuale regione del Friuli, a Genova. Devo ingrandire ancora perché sennò non si vede. Per dire quanto lunga era questa strada, e passava anche proprio per Cittadella, così sembra. Inoltre, non solo, ma Cittadella si trova anche tuttora in realtà lungo la cosiddetta via della Valsugana. Valsugana è anche oggi in realtà una via molto importante che collega Padova, va verso il nord e arriva fino a Trento, quindi fa questo giro qui. Quindi c'era sicuramente un centro romano, ecco. Poi in realtà ci sono state diverse popolazioni, ci sono stati diversi signori che hanno regnato nella città, c'è stato il Zilino III da Romano, ci sono stati Scaligeri, ci sono stati Carraresi, poi nel 1405 c'è stata la Repubblica di Venezia, come per la maggior parte, diciamo, dei dintorni. Ma facciamo uno step indietro, quindi andiamo un attimo indietro nel tempo prima di Venezia, e in particolare andiamo all'anno 1220, quando la città di Padova decide di fondare questa città in opposizione alla città di Castelfranco Veneto, che è qui, non troppo distante. Quindi Castelfranco Veneto era stata fondata da Treviso, che a suo tempo era nemica di Padova. Quindi la città di Padova, per avere un avamposto, diciamo, per potersi difendere non troppo distante da Castelfranco, ha deciso di fondare questa città, che si trovava già a suo tempo tra il fiume Brenta, questo uno dei fiumi più importanti della zona, e il Muson, che si trova comunque da queste parti. Ma in realtà la città è stata pensata inizialmente fin da subito non solo come un centro militare, ma come un centro amministrativo. Quindi gli furono dati subito dei palazzi per l'amministrazione, e aveva anche tutto sommato un certo tipo di autonomia. La cosa interessante che andremo poi a vedere tra poco della città è che è veramente una delle poche città con una cerchia di mura rimasta davvero intatta, e la maggior parte della struttura di queste mura risale proprio a quell'epoca, quindi al XIII secolo, e questo è veramente pazzesco perché sono rimaste praticamente quasi intatte. Ci sono quattro porte, quindi già da qui, dalla pianta, diciamo dall'alto, si vede un po' come è strutturata la città. Si tratta di una cittadina veramente piccolina. Il centro è tutto dentro e è diviso da due strade principali, diciamo, che divide, diciamo, il centro in quattro quartieri, come si può ben vedere. E già da qua si vedono delle porte, porte, torrioni, quindi ce ne sono diversi di questi. Qui c'è la porta Vicenza, porta Bassano, Bassanese. Di qua c'è invece la porta Treviso, e invece qua sotto c'è giustamente la porta Padova. Ora, questi nomi chiaramente non sono stati dati a caso, perché non è un caso. In effetti, se allarghiamo un po', zoomiamo un po' in fuori, effettivamente verso nord la porta nord si trova, si chiama porta Bassanese, in effetti andando verso nord si trova Bassano del Grappa. A est porta Treviso, sì, c'è Castelfranco, però andando un po' più in là qui c'è Treviso. La porta sud si chiama Padova, andando verso sud, se si segue questa strada, appunto la Valsugana, si arriva a Padova. E est, ovest, sì, la porta Vicenza, e in effetti andando di qua c'è la Vicenza, quindi questo è veramente sì, interessante, ecco. Dunque, già da qua si vede come la struttura della città sia ellittica più che circolare. Andiamo a vedere un po' le immagini vere delle mura, perché sono veramente pazzesche. Allora, facciamo un po' un giro attorno, eccole qui. Dunque, abbiamo visto, ci sono quattro porte, poi ci sono 12 torri quadrangolari, 16 torresini, la circonferenza totale di quasi 1500 metri, quindi notevole, diciamo, come quantità, come misure. C'è tutta anche questa bella merlatura, e cioè è pazzesco perché veramente questa struttura è stata fatta nel XIII secolo per lo più, ed è rimasta davvero quasi intatta. C'è tutto il fossato che gira attorno anche oggi. La struttura delle mura è stata fatta su questo terrapieno, ma in realtà quella è stata la base principale per le mura. Le mura sono state fatte sostanzialmente senza fondamenta, ma c'è questa
è stata utilizzata, diciamo, una base di sabbia e ghiaia, e in più ovviamente sono state basate su questo terrapieno, quindi sì, questa è un po' la struttura delle mura. Si tratta di una struttura molto particolare, quasi unica anche in Europa, nel senso che non solo per lo stato di conservazione è pazzesco, poi vedremo meglio anche nelle altre immagini, ma anche per il fatto che c'è tutto un camminamento stupendo che si può fare sopra tutto il ciglio delle mura, quindi è veramente bellissimo. Dunque, qui abbiamo la porta cosiddetta Padova. Da questa strada si va in direzione di Padova e però vediamo una struttura abbastanza complessa. Qui c'è anche una torre con una decorazione molto particolare. Si tratta di un carro agricolo e sembra che fosse in effetti uno dei simboli più famosi per la famiglia dei Carraresi. Quindi da qui capiamo che questa struttura è stata fatta probabilmente in un'epoca successiva, probabilmente nel XIV secolo, ma in realtà questa torre è famosa in quanto è stata chiamata anche Torre Malta, in quanto sembra che qui dentro si trovasse la cosiddetta struttura Malta, che in realtà era una carcere, un carcere che era stato realizzato per volere di Zerino Terzo d'Ormano, e qui dentro rinchiudeva i suoi nemici. Sembra, da come si legge, insomma, su diversi testi, che questa struttura fosse abbastanza dura, cioè veramente sono state fatte delle cose veramente atroci. Ma andiamo a vedere un po', vediamo anche un po' la vista del fossato qui. E qui abbiamo la porta Padova. Qui non si vede molto bene, però c'è scritto anche qualcosa tipo porte padovane. E possiamo andare a vedere un po' l'interno. Come si vede, queste porte in realtà, diciamo che sono delle porte un po' diverse da altre porte che potremmo vedere in altre città, in quanto siamo abituati a vedere, come abbiamo visto per esempio a Treviso o in altre città, magari la porta, o anche per esempio a Perugia, una porta che ha magari un'arcata unica, e quella è una porta. Qui abbiamo una struttura molto più complessa, come si può vedere, costituita veramente da diverse parti e con diversi passaggi per poter entrare. Chiaramente questo era stato pensato che, in quanto da un punto di vista prettamente di difesa della città, chiaramente era molto meglio. Qui abbiamo inoltre una chiesa che si chiama Madonna del Torresino, appunto per ricordare il Torresino a cui è stata addossata una parte della chiesa. E poi qui possiamo vedere l'altra parte della porta, quindi la parte interna, con questo gran torrione. Allora, andiamo a vedere le altre tre porte. Quindi abbiamo qui la porta Vicenza. Eccola qui. Ogni porta un po' la sua struttura, però sono comunque tutte abbastanza complesse, diciamo. Qui, tra l'altro, torniamo un attimo indietro, farvi vedere un po' la bella vista che c'è sul fossato che corre tutto attorno alle mura e le mura stesse. Eccola qui, anche questa, come si può vedere, è formata da diverse parti, in un certo senso da più porte, in un certo senso, quindi ci sono più arcate che si susseguono, quindi sono strutture effettivamente piuttosto complesse. Sì, allora, qui, ecco, poi un'altra cosa che volevo farvi vedere è che, allora, qui c'è scritto Porte Vicentine, non si legge molto bene, ma c'è scritto, e poi qua sopra ci sono anche dei resti di affreschi, tra l'altro, quindi anche qualche piccola decorazione ancora rimasta. Poi andiamo a vedere la porta, giusto brevemente per dare un'occhiata, perché sono molto belle tutte quante. La porta, la cosiddetta porta bassanese, porta di Bassano, che qui è veramente bella vista su tutto attorno. Eccola qui. Questa è anche piuttosto lunga, tra l'altro, una struttura, cioè molto grande, effettivamente. Ecco qui, non si vede molto bene, però qui c'è scritto Porte Bassanesi. Anche qui abbiamo la merlatura che continua, tra l'altro, e poi abbiamo la porta Treviso. Eccola qui, questa. L'arcata interna. Ecco, anche qui c'è la scritta, qui non si vede molto, però porte trevisane, qualcosa del genere, porte trevisane, c'è scritto una cosa. Eccoci qua. Allora, chiudo il video con una vista molto bella di Cittadella. Questo anche giusto per farvi capire quanto veramente è bello tutto questo passaggio pedonale, proprio sopra le mura, sostanzialmente, quindi veramente molto bello. Questa è la vista verso il centro di Cittadella.
poi volevo farvene vedere un'altra di molto bella. Qui si vede un pochino anche fuori le mura. Questa è un'altra parte delle mura, del camminamento delle mura. E poi l'ultima che volevo farvi vedere è questa qui. Veramente pazzesco proprio. E niente, per oggi è tutto per questa cittadina e che spero possiate andare a vedere presto. E niente, come sempre, in descrizione vi metto il link di un video molto bello con delle viste molto belle di Cittadella. E niente, come sempre, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi pure al canale per stare sempre aggiornati sui video che pubblico. Se avete suggerimenti, chiedetemi pure di città che vi piacerebbe vedere sui prossimi video. E ci vediamo alla prossima. Grazie mille ancora per avermi guardato in questo video. E niente, alla prossima. Grazie, ciao ciao.